Amici del mio viaggio a New York, per la serie Le case fantastiche di New York siamo. Dove siamo, Ida? Siamo a Tribeca. Che in italiano si dice Tribeca, ed è una casa, un appartamento incredibile, un loft al quinto piano immenso. Non so se vi rendete conto questo salone quanto è grande. Abbiamo una tavola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 posti, ma ce ne vanno 20 tutti stretti, abbracciati. Qua abbiamo una fantastica cucina dove potete anche fare una festa, mettete tutti i tavoli qua e la gente mangia. Angolo salone, è veramente immenso. È vero, Ida, che è immenso? È bellissimo. Stupendo. Da qua siamo veramente nel cuore di Manhattan, ovviamente. Volevo farvi vedere anche i frigoriferi americani, che sono piccoli dettagli che mi hanno sempre fatto impazzire. Guardate quanto è grande. Immenso. Eh sì, andiamo Rita, continuiamo, vai. Dobbiamo guardarlo. Circa 400 metri quadrati questo qua. 400 metri quadrati. Questa è un'altra sala, un altro salone. Stupendo. Qua è l'ufficio, qui c'è l'ufficio. Questo è l'ufficio. Quindi abbiamo quei due saloni più questo ufficio dove, ecco, io qua potrei tranquillamente scrivere il mio prossimo romanzo. Oh no, Ida. Ci vedrai, sì. Ida, tu di quale agenzia? Che parlami un poco, dai, di te. Noi abbiamo creato questa agenzia sotto l'ombrello di Compass, Key New York, quindi insieme alla mia socia Key New York, Kristen, K sì, New York praticamente. KI New York, KI New York, quindi insieme alla mia ottimo. socia Kristen ci occupiamo di Fantastico. questo. Vedete, qua non c'è il bidet, ma avete un secchio. Sto scherzando, ragazzi, questo per dei lavori che stanno facendo, però osservate che bella la vasca da bagno, la doccia, vasca da bagno e doccia insieme, e la mia toilette perfetta, questo sono io, osservatemi, memorizzate la mia faccia. Andiamo avanti. Saliamo al piano di sopra. Saliamo al piano di sopra. Esattamente. Saliamo. Ciao. Ciao. Dai, Quindi Ida. vedrete adesso Quindi non è la un piano parte solo. migliore. No, sono tre piani. Questa è la parte, secondo me, Madonna, io già sono migliore. stanca a fare tutte queste scale. Mamma mia. Ah, fantastico. Ma è stupendo. Che Qua, hai ma che è un notato? Andy Warhol. Ma è bellissimo. Bellissimo. Ma questo è del. Wow! C'è anche un Questo è privato, balcone. eh? Sì, Andiamo. ciao. Sì, questo qui. Ah. Stupendo! Cioè, tutto questo è il vostro giardinello privato che adesso ovviamente lo stanno aggiustando, ma qua potete metterci un tavolo, il classico barbecue americano e state nel cuore di Manhattan. Mi piace tantissimo. È uno dei pochi luoghi, in poche case che ha. Questa casa è spaziale, forse è la più bella che ho visto fino adesso. Guardate qua la stanza da letto. Rigorosamente King. King, che è una misura del letto dove potete dormire anche in 5 e vi rimane spazio. Vediamo cosa c'è dentro. Facciamoci i fatti degli altri. Bellissimo. Qua è un'altra toilette, stupendo. Continuiamo, ma c'è anche un altro piano, no? Sì, saliamo ancora su. E qui cos'è qua? Ma che è un Della altro refrigerator, decisamente. Ah, cioè praticamente un doppio terrazzo che lo stanno ancora terminando, da cui si vede anche One World presente. Quindi c'è di là un terrazzo, ma che serve? Troppa bellezza concentrata in un posto. Troppa bellezza. Quindi c'è doppio terrazzo. Alla fine vi diremo il costo, come sempre, tutte le altre cose. E qui la camera dell'ospite, l'ospite che vuole avere la sua privacy, ma magari avessi amici che mi ospitano in appartamenti così. E anche qua cosa abbiamo?
qua, un altro balconcino da cui si vede poi il terrazzo dove eravamo prima. Stupendo, amici, stupendo. Ah, ecco, ovviamente si può chiudere per avere il massimo della privacy. Ida, raccontaci un po'. Scendiamo giù, dai, che voglio far vedere prima altre due chicche. La stanza del vino e il fatto, e questo ve lo svelo alla fine, e poi Ida ci dice un po' di notizie su quanto costa affittare questo appartamento o comprarlo. So che molti dividono, ma chi se lo diranno, chi se lo può permettere? Ovviamente molto pochi, però lo sfizio di conoscere queste realtà, io lavoriamo anche per questo, no? E comunque c'è la gente che se li compra, non pensate che questo è bello, è un proiettore. Allora, la stanza è questa qua. C'è ancora un po' indaffarato, però guardate, è una cantina con tutti i vini. E infine, quello che più mi è piaciuto, che praticamente si entra in casa direttamente con l'ascensore che ti porta esclusivamente al tuo piano. Ci sono 5 piani, non so, e voi entrate così. Stanno ancora terminando di lavorare, però a me questo appartamento fa veramente impazzire. Non so, a te Ida, Ida, vieni qua, non scappare. Allora, che ci dici di questa zona innanzitutto? Questa è una zona famosissima per i loft. Per i loft, Sì. perché è una vecchia zona Sì, industriale, qui vecchia c'erano zona tutti quegli industriale, industri. sì. Vai, allora. Allora, questo appartamento sì è in affitto, che è in vendita, in affitto 29.900 29.900 cosa? Euro o dollaro? euro, Euro. parliamo di euro, in 29, euro. abbiamo fatto la conversione, costa Sì. quasi 30.000 euro al mese. Mentre in vendita 6.388.000. 6.388 e sai anche le spese di Sì, mantenimento? condominio 2.465 al mese e tasse Quindi sempre 2.258. sui 6.000 Sì, al più o meno sì. mese 3 di mantenimento. bedrooms, 3.5 bagni. Comunque dico che è veramente spettacolare, uno degli appartamenti più belli che ho visto in una zona che è al top. Questa è un'opera d'arte, cos'è? Un'opera d'arte, sì? È davvero bello. Vabbè amici, sono felicissimo di aver visto anche questo appartamento, continuo a farvi sognare tra queste cucine americane, questi frigo immensi, questi balconi, queste viste che ti fanno veramente emozionare. Non so, non ho altre parole per comunicarvi la grandezza di New York. Vi aspetto a New York. Ciao!